È sempre una grande soddisfazione, oltre che un'emozione, assistere ad una premiazione di un'azienda italiana. E la cerimonia di assegnazione dei Well Done in Italy Awards, tenutasi a Noventa Vicentina lo scorso 15 luglio, in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni dell'azienda Trevi Ben S.p.A., ha assunto un significato speciale. Well Done in Italy infatti promuove e premia persone ed aziende che non solo producono cose belle, ma ben fatte in Italia. Un premio dunque a chi, non senza difficoltà, crede e lavora ancora in Italia e contribuisce a rilanciare nel mondo non solo il gusto del bello, ma soprattutto del prodotto di qualità tipicamente italiano. Alla presenza delle autorità, istituzioni, rappresentanti delle associazioni di categoria e di oltre 1200 invitati tra dipendenti, loro familiari, fornitori e clienti, Trevi Ben S.p.A., che da 25 anni opera nei mercati internazionali con le proprie attrezzature per demolizione, si è aggiudicata ben due importanti riconoscimenti. Trevi Ben, orgoglio del ben fatto in Italia. Abbiamo visto la vicepresidente Lucia Vaccaro che ha ricevuto questa targa e questo riconoscimento così importante. Ma non è finita qui. Il consiglio direttivo dell'associazione nella stessa data conferisce all'imprenditore Luca Vaccaro, presidente dell'azienda Trevi Ben Spa di Noventa Vicentina, l'onorificenza di ambasciatore del Well Done in Italy 2018 con la seguente motivazione: per aver sempre creduto nel proprio istinto, inseguendo un'idea di impresa del domani che vede nella somma delle singole professionalità la forza di un gruppo. Luca Vaccaro, ambasciatore del ben fatto in Italia.